Sinistra ed elezioni, le ragioni della sconfitta, è stato il tema dell'incontro organizzato dal Centro Sud di Gioia Vallo di Diano. I lavori, moderati dal direttore della città, Angelo Di Marino, si sono svolti nella sala convegni dell'agriturismo antica tenuta a San Rufo. Moltissimi spunti di discussione sono stati forniti proprio da Angelo Di Marino, che ha definito coraggiosa la decisione di dare vita ad una giornata di discussione sulle cause della debacle del centro-sinistra. La sconfitta in provincia di Salerno, ha sottolineato Di Marino, ha lasciato delle ferite profonde e siamo ora alla vigilia delle elezioni regionali, che sono l'ultima spiaggia per il centro-sinistra in Campania. Per il direttore del Centro Studi Tegea, Pietro Coiro, il centro-destra ha ripreso a governare in provincia di Salerno attuando una politica di vicinanza al cittadino. Da quando si è insediato il nuovo consiglio provinciale, ha affermato Coiro, non si fanno più viaggi a vuoto a Palazzo Sant'Agostino se si ha la necessità di essere ricevuti da un assessore o da un funzionario. Tantissime persone, non solo amministratori e sindaci, ma anche tanti iscritti e simpatizzanti del centro-sinistra, hanno gremito la sala convegni. Carenza di comunicazione, mancanza di sintonia con l'elettorato ed assenza di un confronto interno. Questi sono stati per molti degli esponenti politici che sono intervenuti i motivi principali che hanno portato alla sconfitta del centro-sinistra alla scorsa tornata elettorale. Cause queste che hanno sottolineato all'unisono il vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella, il senatore Alfonso Andria ed il consigliere regionale Donato Pica, devono essere eliminate per evitare una nuova sconfitta anche in occasione delle elezioni regionali della primavera 2010. L'incontro si è concluso dopo circa 3 ore di dibattito, da cui sono emersi numerosi spunti di riflessione che potranno contribuire a dare corpo ad una migliore strategia politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.